Buone nuove dal mercato in uscita. Oggi infatti Andrea Mengoni si trasferisce a Vaslui in Romania. La squadra locale si accinge a disputare gli spareggi per l'ammissione al tabellone principale dell'Europa League. L'intesa è già stata raggiunta, il difensore resterà un paio di giorni prima di sciogliere le ultime riserve, ma l'affare sembra concluso. Accordo biennale. In giornata sarà altresì definito il trasferimento di Samuele Olivi al Barletta, team di prima divisione, mentre il Latina stringe i tempi per assicurarsi le prestazioni di Tommaso Romito. Giovedì intanto verrà presentato il centrocampista ivoriano Moussa Kone, classe 90, prelevato dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto per la metà. Il calciatore ritrova Zeman dopo l'esperienza di Foggia dello scorso anno e rappresenta un ottimo rinforzo per il reparto nevralgico. A 10 giorni dall'inizio della stagione, più luci che ombre, malgrado l'imprevista ma immeritata eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della triestina formazione retrocessa in Lega Pro. L'attaccante Marco Sansovini. Marco, allora il veleno nella coda di una partita comunque entusiasmante, no? È stata una bella partita, giocata a viso aperto, come penso saranno tutti o quasi tutte le nostre partite. E siamo andati sotto di 2 gol, abbiamo trovato una grande forza di volontà e abbiamo raggiunto un pareggio che direi che non tanto era insperato, però insomma era abbastanza difficile, comunque una squadra che ripartiva bene. Direi che l'atteggiamento sicuramente è da elogiare. Ecco, soprattutto dicevi bene poc'anzi, la reazione, no? Da sottolineare, perché non era facile, 2-0 a 10 minuti alla fine, siete stati magnifici in questo senso. Sì, sì, sicuramente, stavamo penso meglio di loro alla fine, verso fine partita, anche se eravamo stanchi, e credo che sia normale comunque adesso non aver ancora smaltito totalmente i carichi di lavoro, ma è una cosa normale che sapevamo tutti. Siamo tranquilli perché sappiamo che questi carichi di lavoro sicuramente ce li ritroveremo durante la stagione in maniera positiva.